Ciao, benvenuti o bentornati nella mia stanza, io sono Sara e anche oggi parto struccata perché faremo un trucco random che ho già visto da Gaia, Basic Gaia e da Martina ed è la Random Rainbow Challenge, ovvero io prenderò la bandiera della comunità LGBTQ+, adesso non ricordo tutto. La metterò qua. Ho già messo qua dentro tutti i colori e ne estrarrò 4 e con quelli mi truccherò, quindi vedremo cosa verrà fuori. Giugno è il mese del Pride. Purtroppo quest'anno non si è potuto svolgere nessun Pride in Italia, non so neanche nel mondo se non sbaglio, a causa del coronavirus, ma comunque con tutte le cose che stanno succedendo in America forse non so se sarebbe stato comunque il caso. Però è comunque giusto supportare, io sono una ally, quindi sono etero, ma comunque supporto fortemente tutta la comunità, quindi voglio dare il mio supporto con... Purtroppo è l'unica cosa colorata che io possiedo nel mio armadio, che la dovevo usare per il matrimonio della mia migliore amica, che è stato rimandato a causa del coronavirus, ma che si farà a ottobre, quindi non dimentichiamocelo, questa bandana verrà sfruttata ancora. Quindi adesso io andrò a scegliere da questa ciotolina 4 colori, li sceglierò tutti insieme e poi deciderò come applicarli e niente, auguratemi buona fortuna e speriamo che non venga fuori o l'azzurro o il rosa, tipo per favore, dite azzurro e rosa. Ok, allora cominciamo a mischiare e peschiamo 1, 2, 3 e 4. Allora, vediamo un po' cos'è uscito. Il primo colore ovviamente è il rosa, ovviamente. Ti odio. Poi, secondo colore è rosso, rosso e rosa, ok, non è un abbinamento terribile però. Terzo colore, viola, ok, ci può ancora stare. Quarto colore, arancione, ok, va bene, si può fare. Adesso comincio con mettere il primer, uso quello di Fenty Beauty, il Pro Filter nel colore Invisi Pink e poi penso userò queste palette della Revolution, questa è quella Rainbow, praticamente sono tutti matte, questa sono tutti shimmer e poi forse potrei usare anche la Sand and Scene di Kat Von D. Non si sa mai perché mi piace un sacco l'arancione di questa palette e siccome mi servirà e c'è anche il rosso quindi ottimo, potrei usare anche solo quella in realtà volendo, ma proviamo. Mettendo l'arancione nella, come colore di transizione, quindi nella piega, poi penso andrò con il viola nell'angolo esterno e forse sotto, ci devo pensare, il rosso lo metterò su tutta la palpebra, forse farò una... facciamo una cut crease forse, vediamo. Cominciamo con l'arancione però.
adesso penso sempre da questa andrò a mettere il viola e lo mischierò anche con un po' di questo viola perché è leggermente più chiaro e lo metterò nell'angolo esterno. Il viola, adesso andrò col correttore a fare una half cup crease perché io non ho una palpebra abbastanza grande o decente da fare una cup crease intera. Prenderò il rosso, che è anche abbastanza shimmer, con il dito e lo metterò qua. Allora, io non so perché, ma quando c'è di imballo questa palette, vengono fuori sempre gli stessi colori, arancione, viola e rosso. Anche l'altra volta, quando ho fatto la random challenge di questa, sono usciti praticamente gli stessi colori. E quindi niente, saranno i suoi colori preferiti? Come rosso mi sa che vado a utilizzare anche questo, da questa palette di Revolution Under Your Spell, che è un sacco carina, che è un rosso leggermente più caldo, e lo metto semplicemente sopra. Da questa poi prenderò anche probabilmente il rosa, vabbè, l'abbaglio. Sono indecisa se tra questo o questo, anche se non ho molta scelta, perché io non posseggo rosa, perché non mi trucco di rosa. Wow, che sorpresa! Prima di continuare però vado a fare la base, userò il Conceal and Define, il fondotinta di Revolution, il colore F1, con il primer di Fenty Beauty, sempre il Pro Filter Instant Retouch Primer, e con il correttore di Essence, il Stay All Day 16 Hours. Siccome mi sono dimenticata che questo colore lo uso d'inverno e che quindi ho preso tipo 2 minuti di sole e mi sono colorata, infatti sembro un fantasma con questo colore, aggiungerò un po' del correttore di Essence Fresh and Fit. Allora, dalla fotocamera io continuo a essere bianchissima, ma proveremo a sistemare questa cosa con il contouring e magari la cipria, visto che come cipria vado a usare quella di MAC, che purtroppo ce l'ho e la voglio finire perché non la voglio buttare, la Studio Car Blender. Mettere il correttore, magari è tutto molto più bello prima di mettere la cipria. Thank you.
cifra è... Mi sembra che dalla fotocamera io continui a essere super bianca, ma non è così. Non posso neanche fare il confronto con le mani perché le mie mani sono sempre più abbronzate rispetto alla faccia. Vi terrete questa faccia per ora. Vabbè, possiamo andare a fare il contouring. Uso la Cheekleaders, anzi, di Benefit. Farò contouring e blush con questi. E forse anche highlighter, non lo so. Avevo preso un altro colore, ma no, mi sa che vado con questo. Ma è l'ula di Benefit. Come blush uso il Gold Rush, che è questo, e lo vado a spalmare praticamente su tutta la faccia. Come highlighter vado a usare questo, che è Cookie, è un sacco bello. Allora, siccome l'ultimo colore che mi manca è il rosa e penso che lo metterò nell'angolo interno, io me la tento con un altro colore per la palpebra inferiore. Mi sento fortunata oggi. Oh, vediamo. È uscito il verde. È uscito il verde. Penso proprio che userò questo. Passiamo a mettere il rosa nell'angolo interno. Sono indecisa se mettere questo che è leggermente freddo o questo che ha riflessi dorati. Vediamo. Non so neanche se vi vedete, non penso, ma penso andò con quello freddo, anche se quasi quasi ci metto una base sotto perché sono molto trasparenti. Come base andrò a mettere questo colore qua, che è un rosa. Personalmente non trovo che si veda abbastanza, aggiungerò questo colore, che praticamente sono glitter pressati, comunque sono super 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 illuminanti. Vado direttamente con il dito. Ok. Probabilmente il dito sbagliato, voi che dite? Me lo sono spalmato su tutta l'occhiaia, quindi... col pennello. Ok, almeno non è uguale all'altro che avevo fatto. Adesso metterò una matita burro dentro. Questa è di Essence, è la Extreme Lasting nel colore Silky Nude. Dopodiché andrò con eyeliner, mascara e ciglia finte e poi tornerò da voi. Mentre che aspetto che le ciglia asciughino, faccio le sopracciglia solo con il gel di Benefit Gimme Brow Plus questa volta. Nel caso ve lo stiate chiedendo, le ciglia finte sono
comprate da AliExpress per fare cosplay. Tipo questa è la confezione, ma non ne ho la minima idea. Come mascara vado ad usare il Better Than Sex di Too Faced. Ok, adesso che ho completato gli occhi vado con un Everlasting di Kat Von D nel colore Lolita. Io mi sono un sacco divertita a farlo, queste challenge sono sempre molto creative, diciamo, almeno potrebbero farti uscire dalla comfort zone. E io non sono uscita tanto perché avrei potuto fare qualcosa di diverso in effetti, ma è troppo tardi direi, quindi a me piace un sacco, fatemi sapere cosa ne pensate. È felice mese del Pride e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!